orienteering in Primiero, gli assoluti sprint e lunghe distanze, grande lo sforzo organizzativo, mentre in Ungheria sono stati annullati gli europei giovanili di fine ottobre. Gianfranco Benincasa. Insieme per essere più forti, GS Pavione e US Primiero hanno unito le forze per organizzare il weekend di ritorno dell'orienteering nazionale sotto le palle di San Martino. Una 2 giorni valida per gli italiani sprint e long, con 600 atleti provenienti da tutta Italia. Nella prova veloce, la prima della storia San Martino di Castrozza, successi senza se e senza ma per l'atleta di casa Riccardo Scalet, che in 14 primi e 48 ha conquistato il gradino più alto di un podio, tutto targato Park World Tour Italia. Alle sue spalle Sebastian Hinderst e Tommaso Scalet, mentre al femminile si è imposta Viola Zagonel, polisportiva Masi, che col tempo di 15.05 ha staccato di 25 secondi la meranese Christine Kirchlechner e di 26 Irene Pozzebon. Gare d'inizio stagione nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dal protocollo anti-Covid. Un grosso impegno per gli organizzatori, sottolinea Andrea Gobber, presidente dell'Unione Sportiva Primiero. Quindi mascherine, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani e soprattutto la distanza interpersonale che cerchiamo di garantire dal parcheggio fino alla partenza e poi dall'arrivo fino al ritrovo. A chiudere il programma della 2 giorni tricolore, la prova lunga a Passo Valle si adatta agli atleti di resistenza, come ci dice Adriano Bettega, presidente del GS Pavione. E domani l'aspetto tecnico e atletico prevale su, diciamo, la gara di oggi che è sprint, 12-15 minuti di gara, domani invece è 3-4 volte questo tempo. Insomma.